Sabato 14 dicembre, in contemporanea con la manifestazione di Roma, anche Agropoli non si lega. Tante persone in piazza, tanti giovani, tante persone di mezza età per manifestare il proprio pensiero politico e la propria voglia di una politica fatta meno di urla e più di contenuti. Diamo il via a questa manifestazione con le parole della senatrice Segre. C'è una grande musica in questa piazza. Il tempio della musica oggi è all'aperto. Siamo qui per parlare di amore e non di odio. Lasciamo l'odio agli anonimi della tastiera. Basta odio. Stasera non c'è indifferenza, ma c'è un'atmosfera di festa. Io sono qua perché vedo tantissimi giovani che ci sono, sento il profumo, l'aria frizzante del 68, che anni che ho vissuto, e siamo qui per dire che si può fare politica senza urlare, senza estremismi, senza esclusione, anzi facendo delle politiche di inclusione, di accoglienza. In realtà io credo che sia un modo per rigettare quella che è la politica che fino ad oggi ci è stata mostrata, soprattutto a noi giovani, una politica d'odio, incitamento alla violenza. Quindi noi chiediamo una svolta politica che non sia più in questa direzione, ma in una direzione di integrazione e di pace. Beh, speriamo che anche tutti gli agropolesi lo capiscano e scendano con noi pacificamente qui a farci vedere innanzitutto e poi a cercare di spiegare a tutti quanti le nostre motivazioni. Ci siamo rifatti alla manifestazione di Bologna per manifestare contro questo modo di fare politica. Anche ad Agropoli c'è chi cerca serietà nella politica, quindi contro tutto un sistema politico fatto di slogan ma non di contenuti. È una bellissima cosa per svegliare certi torpori da parecchio tempo dormienti, diciamo.